guarnizioni secche o sporche sul tetto vario. Rappresentano una delle cause più frequenti per rumori secchi o di strappo durante l'esercizio di marcia. Per individuare la natura dei rumori effettuare un giro di prova. Scegliere possibilmente un tragitto con fondo stradale irregolare. Durante la marcia ascoltare con molta attenzione. Per riprodurre i rumori è ideale un percorso con curve strette in discesa. In queste condizioni la carrozzeria viene sottoposta ad una pressione unilaterale che determina una leggera torsione. Una volta individuati i rumori ritorniamo in officina e iniziamo con i lavori per risolvere il problema. Un lubrificante ci sarà molto utile. Per prima cosa portiamo il tetto nella posizione di montaggio. Bloccare quindi il tetto sul lato destro della vettura. A tale scopo utilizzare questo attrezzo speciale. Disinserire l'accensione. Dapprima si devono pulire i seguenti punti con un panno bagnato e un detergente privo di solventi. La guarnizione sul telaio del parabrezza e la guarnizione in alto sull'1.8. Dopodiché le guarnizioni sul montante C, prima in corrispondenza del bordo superiore. Poi sul lato inferiore. Infine le guarnizioni sull'1.8 in basso. N di ordinazione del lubrificante speciale. Dosando correttamente il lubrificante, la confezione dovrebbe essere sufficiente per 10 vetture. Applicare il lubrificante su tutte le guarnizioni pulite disposte in direzione trasversale rispetto alle giunzioni del tetto. Avvertenza: utilizzare un panno idoneo o qualcosa di simile per distribuire il lubrificante uniformemente sulle guarnizioni. Trattare anche la guarnizione profilata del finestrino laterale posteriore. Sulla guarnizione del montante C, in corrispondenza del lato inferiore esterno, lubrificare anche la base. A tal fine allargare leggermente la guarnizione in questo punto in modo da arrivare all'interno della fessura. Ovviamente le fasi di lavoro illustrate valgono anche per il lato passeggero anteriore. Il lubrificante deve agire per 20 minuti. Dopodiché togliere il dispositivo di bloccaggio. Aprire e chiudere più volte il tetto vario. Rimuovere il lubrificante in eccesso. Alla fine effettuare ancora un giro di prova. In questa occasione verificare con molta attenzione se i rumori sono stati effettivamente eliminati.